precedenti e quindi evidentemente dovremmo fare una ricostruzione molto più attenta. Io lo dico a lei, ma come dire, non c'è nessuna arroganza, eccetera. A me sembra che questa vicenda sia stata gestita con una certa superficialità dalle istituzioni nazionali e anche diciamo, societarie dell'Expo. Questo io temo che sarà un argomento che ci deve accompagnare, su cui, ripeto, si continuerà a lavorare, perché se il futuro è questo, e cioè che ogni grande opera può subire questo tipo di procedura, io credo che il fatto sia gravissimo ed è, diciamo, conferma dei nostri peggiori incubi, e cioè che, una certa legislazione finisce, come dire, per limitare gravemente le nostre libertà e come abbiamo avuto modo di sostenere, se così fosse, l'ISIS ha già vinto. Grazie. Grazie onorevole Farina. Ecco, si è esaurito lo svolgimento dell'interpellanza urgente all'ordine del giorno. Avverto che il contingentamento relativo al disegno di legge numero 2977A, legge europea 2014, è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 8 giugno 2015, ore 14, discussione generale del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, legge europea 2014. Discussione generale del testo unificato delle proposte di legge recante modifica al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285. Discussione generale delle mozioni concernenti iniziative in materia di trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Discussione generale delle mozioni concernenti iniziative in materia di circolazione del denaro contante. La seduta è tolta.